è il lato meridionale della chiesa. Le stiamo vedendo dall'esterno. Non voglio dirvi granché su questo. Vedete che sono una un po' diversa dall'altra. Scusa, una domanda. Quello cosa sarebbe? Serpente? Adesso ci arrivo, perché quella è una cosa importante. Tra l'altro ha 600 anni. Allora, questo è l'esterno delle cappelle che oggi probabilmente non vedremo neanche. Se vai a inquadrare questo qua con lo zoom, adesso ve lo faccio vedere anche sul libro, quello lì è Matteo Primo Visconti, difatti sta all'esterno della cappella Visconti. Notate che c'è la parte superiore con il suo ritratto, quando aveva 47 anni, perché questa è l'età in cui l'hanno messo lì, e nella parte inferiore c'è il simbolo del Ducato degli Visconti, che non è sempre stato lo stesso. Quello è stato il simbolo dei Visconti dal 1277 al 1395. Matteo Primo Visconti è un personaggino molto particolare, nato nel 1250, morto nel 1322, bontà sua a 74 anni, 72 anni, e comunque è tutto parecchio tipo, per quei tempi però. Direi che è stato chiamato Matteo Magno perché ha esteso il potere dei Visconti oltre, arrivava fino a Bologna e Genova, e ha avuto una grandissima capacità di sottomettere territori. È finito però nella guerra guelfa di Bellina, per cui a un certo punto l'hanno condannato come eretico. Lui, i figli, proprio il Papa ci si era messo il buzzo buono contro di lui, non lo poteva vedere più. Difatti, dov'è seppellito? Non si sa. Quando è morto, a parte che i suoi figli hanno, pare che ancora per alcuni giorni hanno fatto finta di niente, facendo arrivare da mangiare, così. L'hanno nascosto perché altrimenti il suo corpo sarebbe stato bruciato, o almeno temevano che sarebbe stato bruciato come eretico. Notate come allora ci tenevano a queste cose, perché essere bruciati significa non potere, non potere risorgere. Perché in teoria il corpo, quando uno va in paradiso, riprende il corpo che aveva prima, e così via. Comunque il concetto è che uno dei posti possibili in cui è sepolto è questo. Poi potrebbe, però in 7 secoli non l'hanno mai capito dove. Un'altra, una chiesa di Santa Maria Rossa a Milano, e poi c'è un altro posto ancora che non ricordo. Comunque era un personaggio forte, Matteo Primo Visconti. E adesso possiamo spegnere qui.